Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Wiz come al solito e benvenuti, ben ritornati sulla serie più bella che sto creando sul canale, ragazzi. The Forest, nella rubrica del survival, dove esce ogni giorno alle 19. Non mancate assolutamente. Vi invito come al solito a spolliciare sin da subito un bel mi piace, perché soprattutto se volete che continui questa serie. Allora ragazzi, è cambiato davvero tanto dall'ultimo episodio. Questo qui siamo al quarto di regola, se non erro. Ditemi se non sto sbagliando qualcosina. Ho avuto dei problemi davvero abnormi per quanto riguarda la compatibilità del gioco. Dove varia, però raga, guardate su che tramonto ve lo sto dedicando questa intro di questo video. Bellissimo, bellissimo. Come si fa a non amare un gioco del genere? È fatto così bene che porco schifo, spostatevi tutti. Comunque ne siamo qui per parlare di queste cose qua. Vi devo dire quante cose mi avete detto, mi avete fatto scoprire nei commenti, quante cose sono cambiate qui per quanto riguarda la base. E oggi cosa andremo a fare? Finiremo la base su per giù. Andremo a trovare sta cavolo di tartaruga per poter prendere l'acqua e robe varie. Anche se comunque ho trovato un altro metodo per contenere l'acqua, ragazzi, ve lo dirò a breve. Mi avete fatto scoprire tantissime cose, ragazzi. Ci sono degli amichetti qui attorno, quindi andiamo qua. Iniziamo dalla prima cosa. Mi avete detto che si possono fare le frecce d'osso. Come si fanno? Molto semplice, ragazzi. Ci prendiamo l'accetta, ve lo faccio vedere subito. Prendiamo subito qua, ragazzi. Oddio, ho colpito la mia bellissima. No, non andare, come si chiama la mia bellissima teleferica di alberi, ragazzi, senza fili. Quindi perfetto, cosa mi avete fatto scoprire? Mi avete fatto scoprire che con un legnetto, con 5 ossa, ragazzi, e con 5 piume si possono fare le frecce d'osso, che fanno molto, ma molto più danno di quelle normali, ragazzi. Quindi grazie mille. Mi avete detto che queste qua servono, questa borsa per raccogliere le bacche. E mi avete detto anche: ehi, leggi la descrizione delle cose, perché sotto c'è scritto tutto. E avete finalmente ragione. Un bacione, grazie mille, scusatemi tantissimo. Poi mi avete detto che per raccogliere l'acqua nella borraccia curva in pelle serve il contenitore d'acqua con il guscio di tartaruga. Che adesso andiamo a vedere. La base è cambiata notevolmente, ragazzi, ok? Oddio. Ecco, adesso è caduto di sotto. Mannaggia me. Dicevo, la base, come potete benissimo dire, è cambiata notevolmente. L'ho dovuta distruggere e rifarla, ragazzi, da capo. Non ve la sto qui a riportare tutto quanto, la costruzione e robe varie, perché non avrebbe senso. Fate finta che sia alla fine come quella che ho fatto in live, ragazzi, solo che ci ho messo un bel po' di più. Oddio, ok, qui devo chiudere, ragazzi, perché ogni volta che faccio così sarà un bel casino, perché scendo di sotto. Allora, cosa è successo? Come potete benissimo vedere, adesso questa parte qua non è più quadrata, ma è triangolare. E poi sono due basi suddivise. Quindi ho creato questa prima base, che è questo rettangolo quadrato, chiamatelo come volete. E poi c'è il triangolo, quindi sono due basi separate. Lo potete notare da qua, che sono due basi completamente diverse. Diciamo che ho fatto sì che non si noti, ed è questa la cosa bella, ragazzi. Mi sono impegnato davvero tanto e spero che vi piaccia tantissimo. Non so se vi siete resi conto, ma adesso l'unico modo per salire nella base è utilizzando le teleferiche, ed è una cosa bellissima, ragazzi. Attenzione che mi devo buttare prima, ok? Infatti qui sopra si può salire solamente tramite le teleferiche, e si può scendere solamente tramite le teleferiche oppure buttandosi di sotto, però è più bello con le teleferiche. Infatti ho creato queste due teleferiche di qua. Questa qua la devo spostare, ragazzi, perché la devo mettere un po' più obliqua, ecco, perché deve andare tipo questa, deve essere. E poi da qua ovviamente si va giù, ragazzi. Si è già fatta notte, bellissimo. Ho aggiunto queste ombre qua che devono essere riempite giustamente, ragazzi. Ci vogliono 17 pietre per ogni muretto, ragazzi, immaginate quanto lavoro. Poi per quanto riguarda il legno invece, ho fatto questa cosa qua, dove sopra ci farò un tetto, ci farò un secondo piano enorme. E sopra ancora, sapete cosa devo fare? Dovrei metterci, ecco qua, il tetto personalizzato, ragazzi. Fra quanto tempo riuscirò a fare ciò? Chi lo sa, ragazzi? Cos'è questo? Ah, ok, niente. È robe varie. Ditemi cosa ne pensate, ragazzi. Ditemi se vi piace l'idea che l'unico modo per entrare qui, ciao amichetti, è quello di utilizzare le teleferiche. Ovviamente, ragazzi, qui c'è un bel problemino che è abbastanza scoperto. Ovviamente, da quello che mi avete detto, è più tempo rimango qua, ragazzi, e più tempo più orde arriveranno. Quindi arriveranno le orde di quelli, di questi qua sono i cannibali, quelli normali. Arriveranno i mostri, mi avete detto, ragazzi, e io sto avendo abbastanza paura. Eccoli, infatti li sto sentendo. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Dobbiamo completare questa base, perché dobbiamo portare tutto dall'acqua e robe varie. Cercherò di tagliarlo il più possibile, perché non vi voglio far vedere tutto quanto. Quindi, ah, benissimo, non mi ha salvato. Cos'era?
cos'era. Pensavo mi avesse salvato tutte quante le legne che stavano qua sotto, ma a quanto pare non me le hanno salvate. Bellissimo. Allora, facciamo una bellissima cosetta. Andiamo alla base che sta di là, che fra un po' verrà totalmente annientata. Andiamo a dormire, ragazzi. Quindi ci vediamo a breve. Buonanotte. Ragazzi, c'è un bel problemino. Non possiamo dormire, ragazzi. Manca pochissimo, quindi cosa faccio? Dato che ho paura e sto sentendo tanti rumori che a me non piacciono, andiamo dentro alla casetta e rimaniamo qua a cuccia, aspettando, perché si può addormentare. Ci si può addormentare anche qui dentro. Ho acceso il fuoco per fare un po' di luce, perché mi sto letteralmente cagando sotto, ragazzi, e non sto scherzando. Non sto minimamente scherzando. Ditemi cosa ne pensate della base, ragazzi. Ditemi se vi sta piacendo. Eccoli qua, lo sapevo. Non mi farete dormire mai, lo so. Utilizziamo queste cose d'ossa, ragazzi. Vediamo quante ce ne vogliono. Ciao. Ehi, non di- oh mio Dio, porco schifo, ma sei scemo. Ok. Vediamo quante frecce ci vogliono per ucciderne uno. Ne ho già mancata una, bellissimo. Opla, niente. Bello, ecco, bello questo headshot, ragazzi. Da quello che ho capito non me le ridà. Me le dà come frecce normali, ragazzi. Questa qua è una cosa veramente, veramente bruttissima. Allora, andiamo a prendere il nostro amichetto. E già che ci siamo, lo buttiamo qua, così che prende fuoco. Dove sta l'amichetto? Eccolo, eccolo, ragazzi. Oddio, non vedo, non si vede niente. Ok, eccolo qua, ragazzi. Vediamo se ce la faccio a headshotarlo. Oh no, dai, è stato un headshot. Pam. Cattivissima questa, ragazzi. Buongiorno. Perfetto, allora, dato che non posso prendere queste qua delle ossa, ho imparato una nuovissima cosa, ragazzi. Questa cosa qua l'ho imparata da un video che ho visto di un ragazzo, che è questo qua. Cioè quello di usufruire di queste cose qua, ragazzi, per inserirle. Come cavolo faccio? Ecco, tipo così. Riempirle con le teste e lasciarle così senza finirle, ragazzi. Così che poi quando lo si annulla, ragazzi, le si può riprendere, cioè ce le ridà, ragazzi. E quindi è un modo per non perdere queste teste qua, che servono tantissimo. Infatti le andiamo... Dov'è la testa? Scusa. Se vado ad annullare, aspettate un secondo. Ecco, questo qua vi ho detto, bellissimo. Grazie mille, youtuber, che non so come ti chiami, però grazie mille dell'aiuto. Allora, incomincio a buttare giù tutti quanti gli alberi, ragazzi. E ci vediamo quando riuscirò, quando avrò quasi finito di fare le pietre e tutta quanta la legnetta. Vi lascerò qualche pezzettone di quando butto giù gli alberi. E quindi, bella e buona visione. Ok, ragazzi, allora è passato un bel po' di tempo e sono riuscito finalmente a concludere tutti quanti le cose di pietra. Mi ci è voluto tantissimo, infatti, vabbè, sfortunatamente spawnano ogni volta, ragazzi, e quindi sono dovuto scendere, risalire. Avete capito, no? Ho anche fatto queste due parti di legno. Adesso finirò tutti i pezzi di qua e ci vediamo a breve. Ciao, amico! Ok, ragazzuoli, come potete benissimo vedere, sono riuscito dopo tantissimo tempo a costruire tutto quanto, ragazzi. Mi mancano solamente tipo un po' di sassi. Comunque ho ucciso un bel po' di personcine che adesso andiamo a illuminare davvero davvero tanto, ragazzuoli. Ho abbastanza fame, quindi devo pigliare tutti quanti. Vediamo se ce la facciamo a fare anche lui. Sì. Allora, mi sono preso queste legne qua in più, ragazzi. Non so cosa sia successo, ragazzi. Ok, sì, stavo dicendo, ci sono queste due legnette, queste due tre legnette che adesso le andiamo ad inserire dentro il raccoglilegne, che dovrebbe essere questo qua, quindi perfettissimo. Il problema è a farlo, ragazzi, però vabbè, dettagli. Per ora lo lasciamo qua. Da quello che mi ricordo, così si allungava ancora di più, quindi perfettissimo. Allora, il problema è che ci servono davvero tanti, e ripeto, tanti legnetti. Sì, allora, ritornano tutti quanti gli uccellini, porco schifo. Vabbè, bellissimo. Ok, questo non l'avevo illuminato, va bene lo stesso. Lo riprendiamo, lo accendiamo, ragazzi, e gli facciamo le belle festicciole. Ok, perfetto. Non era mia intenzione.
Porco schifo. Ok ragazzi, perfetto, siamo ritornati. Ho fatto tutto questo qua, il coso dei log. Ci ho messo dentro davvero molto capiente, cioè che ci vanno davvero tantissimi, tantissimi log, cioè tante legne, ragazzi, quindi sono contentissimo. Adesso sono davvero troppo pieno di, diciamo, di come si chiamano, di invece, di ossa. Quindi cosa vado a fare? Andiamo a creare invece il recipiente di ossa. Se c'è giusto il recipiente di ossa? Oh mio, no, oh mio Dio, ragazzi, mi stavo spaventando. Io sono andato di logica, dicendo, vabbè, c'è il recipiente per qualsiasi cosa. Secondo me c'è anche il recipiente per quanto riguarda, diciamo, le ossa. Quindi va bene, vado a prendere gli altri stick e torno subito, perché ormai è così, vado avanti e dietro e torno subito, bella. Ok, perfetto, l'abbiamo finito. Quindi andiamo adesso a depositare tutte quante le ossa. Porco schifo, quante ne ho, ragazzi. Sono davvero molto contento perché mi serviranno tantissimo in futuro. Perché mi avete detto anche, tante altre cose, ragazzi, che ci sono l'armatura di ossa, ragazzi. C'è anche l'armatura per essere più furtivi. C'è anche l'armatura che ti consente di riscaldarti di più e tutto quanto. Il problema adesso è che io prima ho ovviamente, e ripeto, ovviamente rotto il nostro campfire. Quindi andiamo a creare un altro proprio qua. Adesso vado a prendere gli altri stick, le altre pietroline e arrivo subito come al solito, no? Ormai lo sapete. Se allora si è fatta notte, giustamente io sto morendo di sete, di fame, di tutto. Quindi direi di andare a prendere un po' di cosette, perché ragazzi mi sono creato anche un coso così. Cioè è rimasta un'altra pietrolina qua. E direi anche di andare a finire la nostra bella... Ora che raga abbiamo finito tutto, per fortuna manca solamente la tartaruga, che so dove stanno, perché ragazzi mentre farmavo della legna per, diciamo, che avevo messo da parte qua, ma poi è sparita, non so perché, sicuramente dopo il caricamento non funziona più. So che da lì ci sono i tartarughe, che sono davvero contentissimo. Vediamo quanto manca pochissimo per dormire. Adesso direi di andare subito e immediatamente a, diciamo, speriamo di avere qualcosa da mangiare. Vediamo, dovremmo avere queste cosette qua, ragazzi. Io ne metto due, speriamo che tipo siano buone da mangiare, anche se noto che c'è scritto avariato, quindi non lo so, e aspettiamo di poter dormire. Ma che sei, Bolt? Scusami, amica mia. Ma che sei, Bolt? No, ma si ritira. Com'è possibile che non muore subito, raga? Com'è possibile che non muore subito? No, vabbè, non ci posso credere. No, vabbè. Morirà così prima o poi, no? Oh, che cosa brutta. Oddio. Ma da quando le tartarughe sono così resistenti? Scusatemi. Ma voi? Ma te ne va a fancuore? Non ho capito io. Pure te vuoi andare a fancuore? Va bene. Ciao. Vabbè, che sono smircio però, eh. È uscita. Ma che schifo. L'ho uccisa, è morta. Mi dispiace tantissimo tartaruga, però mi servi troppo. Eccolo ragazzi, il guscio. Oh mio Dio, che cosa brutta, vattene. Oh cazzo, che paura, mi sono visto una tartaruga in faccia, invece era il coso. Ok, allora, eccolo qua ragazzi. Bellissimo. Cosa? Usa il guscio di tartaruga come slitta. Spazio e poi così. Ma state scherzando? Best gioco ever. Ragazzi. No, raga, ma da quando è che hanno inserito questa cosa qua? Oh mio Dio, adesso sveglio tutti. Ragazzi, avete visto cosa si può fare? Guardate. Woohoo! Ah, non si può fare più. Ah, non si può andare su, è discese. Oh, ma porco cane. Ma siete scemi. Me ne vado. Woohoo! Basta. Woohoo! Bellissimo. Questa volta non me ne vado da nessuna parte, che ci sono i muretti. No, raga, scusatemi, ma mi diverto troppo. Mi diverto veramente troppo. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente. E c'è l'acqua tutta quanta per noi. Let's go. Ma ora? Ah vabbè, deve piovere, giustamente, andando a logica, deve piovere ragazzi, no? Dovrà piovere sicuramente. Che vuoi? Ah, ma c'hai ragione, e c'ha ragione ragazzi, c'ha ragione. Vai, riempi tutto, perché questo slot qua non me lo dà? Ma vabbè.
Ah, perché non c'ho più niente, magari. C'è, amico mio, c'è, amico mio. Allora, ragazzi, a parte gli scherzi, non perdiamoci in chiacchiere. Prima di andare a fare un'altra bella cosetta che voglio fare insieme a voi, andiamo a costruirci con tutto sto vento. Non sento niente, ragazzi. Andiamo a costruirci la base, la parte superiore, ragazzi. Ecco qua, questa qua sarà la parte superiore, ragazzi, dove incominceremo giustamente a costruire da qua. Quindi, pam, 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 no? Avete presente questa parte qua? Ecco, ci vediamo fra qualche secondo nel video, però fra tipo un'oretta in game. Che bello! Ok, ragazzuoli, ci abbiamo fatto, ragazzi. Ecco qua, subito, subito, subito. Easy, easy, easy. Sono stato veramente veloce, ma una domanda, ragazzi. Mi sa che ho sbagliato. No, raga. Mi sa che ho sbagliato posto a me. No, raga, raga, raga. Ho sbagliato. No. Ragazzi, secondo me si riempie. Secondo me si riempie anche se sta il tetto. Secondo me è così buggato. Potrebbe essere così buggato, ragazzi. Ma no, raga. Ma, ma porco cane. Mannaggia la pupata. Raga, ma ora mi sa che devo andare a tornare da là. Vabbè, lo farò più tardi. Dai, vado più là. Vado a prendere altre cose e le metto fuori. Perché giustamente non stiamo sotto. Cioè, non stiamo. Ma porco schifo. Vabbè, detto ciò, ragazzi, cos'altro voglio fare? Ve lo faccio vedere subito. Ho già pensato a tutto, ragazzi. Tutto quanto nella mia testa è bugie. Io, dato che disegno, ragazzi, non so se voi lo sapevate. Mi sono fatto un disegno su un foglio e robe varie. Quindi so come progettare il tutto. Allora, volevo fare un secondo piano, giustamente. Secondo piano, che lo facciamo tipo così. Vediamo se. Come faccio a vedere se è dritto, ragazzi? Dovrebbe essere dritto. Quindi vado a prendere le legnette e arrivo subito. Ok, ragazzi, ci siamo. Ho appena fatto tutto quanto. Ho dovuto fare quest'intro. Stavo cadendo di sotto per fare tutto quanto più figo. Vediamo. Sì, dai. Accettabile, dai, accettabile. Quindi non è finita qua, ragazzi. Perché? Voi pensavate fosse finita qua, no? Oh mio Dio. Allora andiamo a fare tutte quante le finestre di qua, ragazzuoli. Ecco qua, finestra di qua, finestra di qua, finestra. Oh mio Dio, stavo cadendo, che brutte laggate. Spero che non si vedano in video le laggate perché sono davvero brutte, brutte, brutte. Qua invece ci andiamo a fare una bella porticina. Giustamente, sapete come? Devo uscire da qualche parte, no? Qui facciamo tutto così. E quante ci vogliono? 5 legne per ogni cosa. Ciao amico. Ok, ragazzi, eccoci qui tornati. Qui sta riempendo sempre di più di persone, ragazzi. Guarda quanti sono, oh mio Dio. Ho fatto il primo piano, sono completamente distrutto. Sto registrando da tipo 3 ore, ragazzi. Questa cosa mi sta spaventando letteralmente. Direi di andare a fare subito il secondo piano e mi sto già spaventando, ragazzi. Oh mio Dio, qua non ci vogliono finestre, niente, quindi. Ragazzi, mi è rimasta, diciamo, una legnetta in più, quindi andiamo a lasciare qua. Non c'era nemmeno bisogno di uccidere perché se ne sono scappati tutti, tutti quanti, ragazzi. Meglio così. Ho fatto anche il secondo piano. Io, raga, sto morendo letteralmente, vi giuro. Sto letteralmente morendo. E adesso manca solamente l'ultima cosa, cioè il tetto. Ma come cavolo lo faccio adesso? Tipo così? E poi che si fa? Ah, ok. Faigo. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Come si fa? Ok, lo voglio fare da quell'altra parte là. Quindi facciamo così. Niente, a quanto pare deve essere per forza da questa parte qua. Così, quindi non si può fare nient'altro. Allora, vediamo quanto lo facciamo alto, ragazzi. Che dite? Secondo voi così va bene? Allora, facciamo così e andiamo a dare un'occhiata da lontano. Ma riesco ad arrivarci là? Scusatemi. Ah, ok, ce la faccio. Sarà. Sono tornati gli amichetti, ragazzi. Sono tornati gli amichetti, ragazzi. Cosa mi stai dicendo? No, vabbè, raga, io sto amando sempre di più sto gioco. Bellissimo. Bellissimo. Veramente. Troppo, troppo bello. Torno con gli altri corpi e ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, questo è l'ultimo. Ok, ho messo tutto a pausa. Sì, è tutto a pausa. Ogni volta se guardo là mentre starto la cosa è perché voglio capire se ho levato la pausa. Oddio, ma questo qua c'ha una torcia incorporata. Scusatemi. Guardate, c'è la torcia incorporata. Non è che la posso pigliare io? Non credo. Dubito fortemente, ragazzi. Stai ferma, non ti faccio niente. Ok, ecco, esattamente. Veloce e indolore. Torniamo alla base. Oh, porco schifo. Ok, ragazzi, siamo tornati qui. Finalmente andiamo a farci subito sto coso qua che non mi ricordo dove sta. Forse qua. No, forse qua. Non mi ricordo. Qua. Dove sta? Ah, qua, ok. Ogni volta me lo dimentico. Scusatemelo, lo mettiamo qui. Che secondo me ci sta davvero tantissimo. Vabbè, le altre due cose le vado a prendere. Non c'ho un raccogli cose, no, niente. Bene, allora facciamo una bella cosetta. Qui non posso manco dormire. Ah!